Beh, salve fate di Alfea, come va, come state? Spero tutto bene, sono sempre io, il vostro parrucchiere preferito. Oggi, amiche, video bello su coso, bello interessante. Ci tengo subito a dire una cosa, so che la soglia dell'attenzione per tutti è minima, ve lo dico. Questo è un video che probabilmente sarà lunghetto, un video specifico, un video dove andremo ad analizzare anche delle cose chimiche, quindi mi raccomando, non addormentarti, segui il video dall'inizio alla fine, non skipparmelo perché se non capisci niente, la colpa è tua. Mi spiace da prendere. Detto questo, come avete letto dal titolo, oggi parliamo della nanoplastia, un nuovo trattamento che è stato lanciato nel mondo dell'hair care, quindi nel mondo dei capelli. Effettivamente è un trattamento che va a rovinare i capelli. Di che trattamento si tratta? È un anticrespo, un trattamento lisciante? Dove è nato? Come funziona a livello chimico? Oggi sono qua per spiegarvi tutto. Vi dico solo che la ricerca è stata difficilissima perché ci sono informazioni tanto contrastanti sul web. Sarebbe stato molto più facile se avessi avuto il trattamento a casa o se l'avessi potuto sperimentare io stesso. Ma siamo riusciti comunque a ricostruire un quadro generale. Tutto questo merito anche della mia amica Bea, la cosmetologa. Per chi non la conoscesse, le mando un bacio grande grande. Mi ha aiutato nella ricerca di questo argomento. Abbiamo lavorato assieme in modo tale da capire che cosa succedesse a livello chimico ai capelli, se effettivamente andasse a rovinare o meno e quali sono i legami che vengono coinvolti all'interno di questo nuovo trattamento. Perché sappiamo bene che tante volte i parrucchieri, e ve lo dico da parrucchiere, i parrucchieri mentono, lo sappiamo bene, tante volte le informazioni sono contrastanti e l'ignoranza è dilagante. Quindi ho dovuto richiedere il suo aiuto, lei è una cosmetologa, una tricologa, nel caso vogliate io vi lascio il suo link qua giù nell'info box così potete andare a vedere la sua piattaforma perché lei è bravissima. Detto questo, iniziamo subito col video. Io ho qua tutte le mie informazioni sul telefono, quindi andremo man mano a sviscerarle assieme. Innanzitutto, che cos'è la nanoplastia? È un trattamento anticrespo, un trattamento lisciante? È un trattamento lisciante, non è un anticrespo. Vedremo poi all'interno del video perché. E la nanoplastia è un trattamento che è stato introdotto nel mondo dei capelli per andare a lisciare i capelli e dare quell'effetto specchiato che voi vedete sempre attraverso i reel, TikTok, eccetera. Se voi infatti andate magari su TikTok e digitate nanoplastia oppure qua su YouTube e digitate nanoplasti per esempio in inglese troverete tantissimi risultati di persone magari prima ricce, crespe eccetera e dopo questi capelli setosi, luminosi eccetera senza però andare a rovinare i capelli. Queste sono le grandi premesse. Partiamo però da un assunto. La nanoplastia nasce in Australia da un brand che si chiama Fluoractive. Nasce nel 2010 la ricerca di questo nuovo prodotto, un prodotto ideato da Jane Sarrasi e Wilson de Oliveira. Fondamentalmente la nanoplastia dove va ad inserirsi? Tra un stiratura, trattamento alla cheratina, in mezzo tra questi due. Quindi tra una stiratura e un trattamento alla cheratina. La nanoplastia infatti è diventata poi estremamente virale proprio per il fatto che tantissime persone dicono non va a rovinare i capelli, anzi li nutre, non va appunto a stressarli e soprattutto è diventata ancora più virale, specialmente da alcuni parrucchieri che si sono specializzati proprio in questo tipo di trattamento perché è possibile lisciare anche capelli afro con questo tipo di prodotto ed è possibile applicarlo anche su capelli decolorati. Ovviamente la mia domanda in quanto parrucchiere è stato sin da subito, ma se questo trattamento liscia dei capelli che possono essere afro, effettivamente potrebbe andare a non rovinare i capelli? Domanda più che lecita. Quindi mi sono andato ad informare. Vi dico innanzitutto che esistono tantissimi marchi. Ogni marchio propone lo stesso trattamento ma con delle differenziazioni. Ci tengo a dire anche un'altra cosa. Il trattamento, come tutti quelli di nuova entità, non contiene formaldeide, quindi non la contiene perché è vietato anche dall'Unione Europea. È possibile inserire, volendo, una piccola parte di formaldeide, ma questo deve essere dello 0,001%, quindi praticamente niente. Perché vi ho citato subito l'assenza di formaldeide? Perché nei nuovi trattamenti, al di là ora che noi stiamo parlando di nanoplastia, trattamento alla cheratina, eccetera, la formaldeide è stata sostituita con una nuova tipologia di acido che si chiama acido gliossilico. L'acido gliossilico è caratterizzato da una molecola molto molto piccola
Da qua infatti il termine nanoplastia, perché alcune persone, soprattutto online, dicono: ah, vabbè, la nanoplastia perché agisce a livello molecolare. Sì e no, quello che possiamo sicuramente dire è che il termine nanoplastia fa riferimento all'acido gliossilico, che è appunto il componente maggiore di questo prodotto. Acido gliossilico che, come vi ho detto, viene anche utilizzato nelle nuove stirature alla cheratina di nuova generazione. È stato infatti studiato che l'acido gliossilico, come viene presentato all'interno dei manuali di chimica, è una molecola, come vi ho detto, molto molto piccola, che riesce ad inserirsi all'interno della corteccia e a modificare i legami proteici. Ora mi state dicendo: cosa sta dicendo questo? Ricordiamoci sempre che i capelli sono caratterizzati, e questo ve l'ho spiegato anche quando ho fatto il video K18 versus Olaplex, volendo lo potete recuperare, un video anche quello fatto molto molto bene, dove analizziamo i due prodotti a livello chimicamente, qual è il migliore tra i due. Io ve lo lascio qua da qualche parte o qua, potete andare a recuperarlo. Ricordiamoci che i capelli sono caratterizzati da cheratina. La cheratina è una proteina, le proteine sono costituite da un insieme di amminoacidi. Quindi quando si dice che l'acido gliossilico va a modificare le catene proteiche, sta dicendo che va a modificare in qualche modo la struttura del capello. Infatti è stabilito all'interno dei manuali che l'acido gliossilico va a reagire con l'aminoacido lisina e dunque permette un cambiamento dei punti di solfuro, quindi una rottura di queste strutture, di queste catene proteiche, e il rimodellamento. Il rimodellamento del capello avviene anche quando parliamo di stiratura alla cheratina. Che cosa si intende con rimodellamento? Detto proprio in parole spicce, in parole povere: quando da un capello riccio, crespo, passiamo a un capello liscio. Quindi stiamo rompendo la struttura riccia, crespa, e la stiamo ricostruendo in una versione più liscia. Ed è quello anche che succede quando facciamo una banalissima piega, tendenzialmente. Quando facciamo una piega spazzola e phon o passiamo la piastra sui nostri capelli, stiamo andando a modificare la struttura del capello. Successivamente però cosa succede? Che quando laviamo i capelli la struttura ritorna a essere quella originale. Questo è quello che avviene anche chimicamente, vi ripeto, con questo tipo di trattamento, la nanoplastia. Quindi si tratta di, come vi ho detto, non di un anticrespo, come detto proprio all'inizio di questo video, ma di un vero e proprio trattamento lisciante che va a modificare i punti di solfuro. Qual è la differenza tra anticrespo e lisciatura? Che l'anticrespo, come vi suggerisce il nome stesso, va sì a lavorare sul capello, ma non mi va a modificare la struttura, quindi mi va a ridurre l'effetto crespo, però in realtà se ho un capello mosso rimane mosso, magari si ammolla un po' il mosso, nel senso che piuttosto che essere magari un mosso barra riccio 3C mi diventa un 3A, però comunque sia la struttura mossa rimane. A questo punto voi mi potreste dire: l'acido gliossilico, che quindi si trova nella nanoplastia, ma si trova anche nei nuovi trattamenti alla cheratina, qual è la differenza tra i due? In realtà la differenza pare essere molto sottile. La differenza tra questi due trattamenti sta nella quantità di acido gliossilico impiegata, che però non è dato saperla, in quanto è specificato all'interno della confezione del prodotto, a meno che non si vada in un vero e proprio laboratorio chimico. Dunque, quello che io ho pensato da persona che ragiona insieme con voi è: la nanoplastia va ad agire in un modo più leggero, ora vedremo, rispetto al trattamento alla cheratina per via della quantità di acido gliossilico. Significa che se, faccio un esempio, in un trattamento alla cheratina viene utilizzato un 70% di acido gliossilico, magari nella nanoplastia ne viene usato un 50%, quindi tutte e due vanno a rompere i punti di solfuro, a cambiare la struttura del capello. Uno lo fa in modo più aggressivo, l'altro lo fa in un modo un pochino più leggero, però sempre dello stesso trattamento si tratta, fondamentalmente. Passiamo un po' a capire a livello pratico come questo prodotto si applica, che cosa succede all'interno del capello. Ho studiato diversi trattamenti di nanoplastia presenti appunto sul mercato. Io ho preso come punto di riferimento per fare questo video quello di Phelps. Significa che se voi cercate appunto nanoplasti Phelps, soprattutto su YouTube America, troverete tantissimi video, perché è quello che ho notato che utilizzano anche tantissimi parrucchieri su TikTok. In realtà il marchio originale, vi ripeto, è quello australiano, che è Floractive, però io non ho preso in esame quello perché non l'ho visto utilizzare da nessuno. Magari qua non è neanche arrivato questo tipo di prodotto, però quello di Phelps sì. Ci tengo a dire che ogni trattamento di nanoplastia
agisce in modo diverso, cioè si struttura proprio il trattamento in modo diverso. In alcuni infatti trattamenti di nanoplastia viene specificato che come primo step si vadano a lavare i capelli, in alcuni è obbligatorio, in per esempio quello di Phelps no. Ci dice lavare i capelli è facoltativo, dunque non è necessario preparare il capello prima, infatti anche nei loro tutorial online su YouTube il prodotto viene direttamente applicato alla cliente. Quello di Phelps quindi che cosa prevede? Arriva la cliente, i tuoi capelli magari ricci, crespi, vanno subito a preparare il prodotto, quindi prendono una ciotola, applicano il trattamento di nanoplastia, successivamente con un pennello e un pettine vanno a fare delle divisioni sulla testa e vanno a applicare il prodotto su tutti i capelli, quindi base, lunghezza e punte, e successivamente lasciano in posa 40 minuti per dei capelli normali e un'ora per dei capelli più grossi o più ricci. Quindi significa che vi può essere anche modifica da parte del parrucchiere a seconda del fatto se stiamo lavorando con dei capelli più sottili o dei capelli un pochino più grossi, più ricci, più spessi, come anche quelli afro. Successivamente, una volta fatto questo, si va a lavatesta, dove si vanno a sciacquare i capelli in alcuni casi al 100%, in alcuni casi solamente al 70%, quindi si va a risciacquare o tutto il prodotto oppure solamente una parte del prodotto. Questo, vi ripeto, è sempre a discrezione del trattamento ma anche del parrucchiere stesso che sta lavorando, anche forse legato alle condizioni del capello, magari se si lavora con un capello colorato, un capello di un'altra entità. Successivamente si porta la cliente in postazione, si tamponano bene i capelli, si asciugano completamente con phon e una spazzola, può essere anche una spazzola piatta, e poi si ridividono i capelli e si piastrano. Ovviamente la piastra va impostata al massimo della temperatura, quindi 230 gradi, e va passata dalle 15 alle 20 volte su ogni singola ciocca. Questo perché? Perché il calore va a fissare il trattamento, dunque il calore mi va a fissare quella nuova struttura proteica di cui vi ho parlato in precedenza. Ve l'ho detto in precedenza che il trattamento di nanoplastia va a modificare i punti di solfuro. Ecco, attraverso il calore si va a fissare il trattamento. Se nel caso non fosse stato utilizzato il calore, il capello sarebbe potuto ritornare riccio. Quindi c'è un trattamento che mi va a modificare, ad aprire in qualche modo le squame del capello, fa in modo che il trattamento di nanoplastia entri all'interno, successivamente si va a piastrare per fissare. Successivamente, per esempio con quello di Phelps, una volta fatta tutta l'intera chioma, i capelli si lasciano così e si possono lavare solamente dopo 72 ore. In alcuni altri trattamenti che ho visto online, come appunto quello che vi ho detto australiano, si riporta la cliente a lavatesta, si sciacquano i capelli utilizzando uno shampoo specifico e successivamente si applica una maschera che ha un pH acido. Questo perché un pH acido? Perché va a chiudere le squame del capello. Attenzione però qua, vi è mai capitato di fare un trattamento, ora al di là che sia nanoplastia, che sia un trattamento alla cheratina, e di avere i capelli unti, cioè proprio sì, effetto specchio, ma quasi unti, che voi non riuscite a lavarli, che vi sembrano sempre sporchi? Ora vi spiego perché. Analizzando con la mia amica Bella cosmetologa abbiamo scoperto che il trattamento acidificante fatto con la maschera, quindi vi ripeto, la cliente viene portata alla lavatesta, si sciacquano i capelli, shampoo e poi maschera. La maschera molte volte ha un pH talmente acido, talmente va a chiudere le squame del capello, che non permette a tutti gli altri prodotti di penetrare. È un po' come se andasse a fare un film oleoso sul capello, che quindi dà anche quell'effetto specchiato che vi ho detto essere il clou di questo nuovo trattamento. Il problema è che va a chiudere talmente tanto le squame del capello che non riuscite a lavarlo. Quindi c'è la possibilità che nei lavaggi successivi, quando la cliente è a casa e prova a lavare i capelli rimangano perennemente sporchi. Che cosa fare? A questo punto procedere solamente con lo shampoo. Se avete i capelli che sono particolarmente sporchi, proprio non riuscite a lavarli, cioè vi sembra che usciti dalla doccia siano più lordi di quando siete entrati in doccia, fate solamente shampoo, magari uno shampoo un pochino più purificante. Facendo in questo modo andrete a togliere quella patina sul capello e quindi riuscirete nuovamente ad avere un effetto di capello effettivamente pulito. Ritornando però al nostro discorso principale, come vi ho detto, si riporta la cliente a lavatesta, shampoo, maschera a pH acido, che crea anche quella lucidità. Successivamente si asciugano i capelli solamente con spazzola e phon oppure con le mani e si ha appunto questo effetto di capello estremamente lucido.
A questo punto ovviamente sorge la classica domanda che io pongo a voi, ossia, ma i capelli si rovinano? La risposta è sì, amiche, si rovinano. Ma perché si rovinano? Innanzitutto partiamo da un assunto. Vi voglio giustificare questa cosa perché io so già che i parrucchieri qua sotto nei commenti mi linceranno, io ne sono sicuro. Parrucchieri, datevi una calmata, eh? Datevi una calmata. That's my opinion! Perché il trattamento va a rovinare i capelli? Innanzitutto, cioè, questa parola fa sempre tanta paura, ma considerate sempre che rovinare i capelli si rovinano anche solamente con spazzole e phon, si rovinano con l'utilizzo prolungato della piastra, si rovinano anche se andiamo al mare e ci mettiamo con il sole di mezzogiorno. Quindi ricordatevi sempre che questa parola rovinare non è necessariamente che ti distrugge i capelli, ti cadono, ammazzi, eccetera. Però è opportuno dire che è un trattamento che va a rovinare i capelli. In che modo? Ovviamente, come potete ben capire, passare da una struttura come può essere quella afro, di un capello estremamente crespo, estremamente poroso, estremamente riccio anche, difficile proprio da lavorare, e renderlo un liscio come può essere il mio. Potete ben capire proprio a livello di concetto, senza neanche capire qualcosa di chimica, che non può essere un trattamento che va a nutrire il capello, a beneficiare di determinate caratteristiche positive. No, va a rovinare il capello. In secondo luogo, viene stabilito anche una cosa dal marchio, soprattutto nel marchio Phelps, viene stabilito all'interno delle loro etichette, il trattamento non può essere utilizzato su capelli danneggiati. E dunque, ovviamente, quando io stavo facendo le ricerche di questo video, mi è sorta subito una domanda: se il trattamento dei parrucchieri italiani viene venduto come un trattamento ricostruente che va proprio a ricostruire fino al midollo del capello, fino alla corteccia che mi liscia tutto e me lo fa specchiato, perché allora viene sconsigliato dalla casa madre e non deve essere utilizzato su dei capelli danneggiati? Ovviamente la risposta è chiara, cioè è chiara e limpida ai nostri occhi, come direbbe Roberta Bruzzone. Sarà stato il male? Sarà stato il bene? O sarà stato... Perché se il capello è rovinato e questo è un trattamento che va a rovinare, si rovineranno ancora di più, come in tutti i trattamenti, come anche nel trattamento alla cheratina, nella stiratura alla cheratina. Dunque, questo trattamento, ve lo dico già, se avete dei capelli decolorati, sfruttati, eccetera, io non ve lo consiglio. Ovviamente questo dipende poi dal parrucchiere, valuterà lui caso per caso e vi dirà se questo trattamento è valido o no. Io non vi voglio mettere delle regole specifiche, ma il mio lavoro qua è di spiegarvi il trattamento in modo tale che voi ne possiate capire qualcosa in più, in modo tale che siate padroni, avendo la conoscenza, di poter decidere questo trattamento io lo voglio fare o non lo voglio fare. Però avendo delle spiegazioni tecniche e logiche, io non vi voglio imporre il mio pensiero. Il pensiero ve lo decidete voi a seconda di quello che voi pensate, della anche che riponete nel vostro parrucchiere. Quindi ricordatevi sempre questo. Altra informazione importante che secondo me vi aiuta a capire ancora meglio questo trattamento è che le lunghezze, ovviamente, come vi ho detto in precedenza, essendo che il trattamento va a lisciare il capello, non potranno tornare ricce. Quindi, se voi siete delle ricce, fate la nanoplastia e diventate lisce. Per ritornare a essere ricce dovete tagliare tutti i capelli. Infatti, gli effetti, vi ripeto, secondo me sono similari, sono molto simili. Secondo me la differenza tra questi due trattamenti sta solamente nell'impatto sul capello. Il trattamento alla cheratina rovina di più, la nanoplastia rovina di meno, però esattamente vedete come ci sono tanti elementi similari, la presenza di acido gliossilico che va a modificare la struttura del capello, il fatto che il capello diventi da riccio a liscio ma non può tornare indietro, come vi ho detto, il fatto che il capello non possa essere utilizzato su capelli estremamente decolorati. A mio avviso, nanoplastia è semplicemente un nuovo termine per descrivere un altro trattamento lisciante molto simile alla cheratina, ma questo io l'ho sempre pensato al di là ancora di prima di fare tutte queste ricerche. Vi voglio attente, d'accordo! eh? È anche possibile fare quella che loro chiamano in America nanoplasty fast, ossia semplicemente se dopo 2-3 mesi abbiamo magari un pezzettone di ricrescita che è di nuovo afro, mettiamo il caso dell'afro, e il resto, vi ripeto, è rimasto liscio.
possiamo andare a applicare nuovamente il prodotto di nanoplastia solamente sulla base, quindi non andiamo a stratificarlo e a lavorare nuovamente sulle lunghezze. Facendo in questo modo si preserva un pochino di più la struttura del capello e quindi andremo a rovinarlo leggermente di meno. Quindi niente, questo era giusto per info, nel caso qualcuno lo volesse fare. Poi dice: ma io come mi comporto quando la ricrescita riccia? Ti comporti così che vai, e in teoria te lo applicano nuovamente solamente in quella parte che verrà lavorata nuovamente dall'operatore, dal parrucchiere. Quindi ripetiamo assieme: è un trattamento lisciante? Sì. È un trattamento che va a rovinare i capelli? Sì. Meno rispetto a una cheratina, ma sempre va a rovinare i capelli. A chi è consigliato? Per quanto mi riguarda, parere personale, io lo consiglio a tutte quelle persone che hanno un capello estremamente crespo, hanno un capello riccio e non gli piace, non si vogliono ricce, non riescono a gestirli, non si trovano bene. È un trattamento che consiglio a questo tipo di persone, quindi a tutte quelle persone che hanno un capello indomabile, che non hanno tempo di curarlo a casa, non hanno tempo di trattarlo a casa, e quindi semplicemente si rivolgono a questo tipo di trattamento. Perché? Perché una volta tornati a casa si sciacquano i capelli sotto la doccia, shampoo, asciugano col phon e sono pronte ad andare a dormire. Ovviamente questo trattamento, per quanto mi riguarda, io lo consiglio a dei capelli prettamente naturali o colorati solo col colore. Se avete dei capelli decolorati, io ve lo sconsiglio. Parere personale, può essere condivisibile o meno. Io ve lo sconsiglio perché il capello già decolorato è un capello che soffre tanto per via appunto del decolorante, che sappiamo bene va a rovinare i capelli. Quindi aggiungerci un altro trattamento che va ancora di più a stressare i capelli finisce col distruggerli. È un trattamento adatto a chi ha i capelli sottili? Non lo so purtroppo questo. Io non vi dico la verità, non lo so. Andrebbe valutato proprio sul campo per vedere quanto va a rovinare i capelli sottili. Per chi non l'avesse capito, non fosse del mestiere, il capello sottile è un capello proprio che di natura è poco resistente. Quindi non so se questo trattamento possa essere così invasivo da andare a rovinarlo oppure no. La scelta spetta sempre al parrucchiere, che deve conoscere il prodotto che sta utilizzando. Vi ripeto, ci sono marchi diversi, agiscono in modo diversi, eccetera. Nel caso abbiate delle domande per quanto riguarda questo trattamento, scrivetemele qua e cerco di darvi una risposta. Magari ci sono delle curiosità che avete in merito, eccetera. Voi scrivetemelo qua sotto, lasciatemi un commentino se ovviamente vi fa piacere. Se vi piacciono questi video, ricondivideteli con tutte le amiche. Cliccate su condividi e mandatelo su WhatsApp a tutti quelli che potete, a tutta la vostra rubrica. Sparatelo nel multiverso, in modo tale che questo video arrivi a quante più persone possibili. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Spero di essermi spiegato nel migliore dei modi. Spero di aver chiarito tutti i vostri dubbi in merito a questo tipo di trattamento. E niente, io vi mando un bacio grande 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 e ci vediamo al prossimo video. Ciao!